La grave situazione di inquinamento ambientale che affligge il territorio della provincia di Crotone richiede una urgente e ferma mobilitazione. Da oltre 80 anni il territorio vive una spirale di degrado causata da uno sviluppo economico basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e del patrimonio ambientale. Le industrie dell'ex polo chimico di Crotone hanno esposto le lavoratrici e lavoratori, i cittadini tutti, a livelli di inquinamento insostenibili, compromettendo la salute pubblica e l'ambiente. È da questo assunto che parte il movimento civico Ambiente e Salute, che ha fatto il punto nel corso di un incontro al circolo Arci. Abbiamo predisposto un manifesto dal titolo Ambiente e Salute, insieme a tantissime altre associazioni, anche singoli cittadini, che chiede in primis la bonifica dell'ex area industriale, ma anche la salvaguardia, la difesa di tutto l'ambiente nella città di Crotone, perché noi siamo un piccolo fazzoletto di terra che ha tantissimi elementi inquinanti, quindi la bonifica è l'aspetto principale, ma abbiamo gli inceneratori di A2A, abbiamo tre centrali a biomasse, abbiamo la turbogas di Scandale, insomma abbiamo tantissimi elementi inquinanti e quindi è un manifesto che prova a dire alle istituzioni locali, regionali e nazionali che questo territorio va bonificato e va bonificato in toto per ripristinare le condizioni necessarie per la rinascita della città di Crotone e della provincia di Crotone. Cosa pensa di questa sorta di accelerazione da parte del Ministero dell'Ambiente? È un'accelerazione ingiustificata che noi non capiamo. Certo, l'ENI non ha nessuna intenzione di bonificare l'area SIN di Crotone. Il commissario Irrigo, noi abbiamo l'impressione che sia stato mandato qui unicamente per eseguire, diciamo, i poteri del governo e quindi dell'ENI. Siamo molto preoccupati perché dopo 30 anni non fare la bonifica o lasciare qua tutti i rifiuti o trasportarli nella discarica di Columbra significa non solo fare rischiare la vita a tantissimi di noi, ma prendere in giro i cittadini crotonesi. Il vero problema è proprio quello dei rifiuti da smaltire. Il vero problema è quello dei rifiuti, ma io insisto, sono 30 anni che questi rifiuti sono qui, in 30 anni neanche un metro cubo di terreno è stato bonificato, anzi è stata realizzata due discariche a Fregna Trappeto sul mare, quelle discariche in qualche modo non possono più stare lì e quindi è necessario che questa bonifica avvenga. Il come debba avvenire dobbiamo discuterlo tutti quanti insieme, certo non si può scavare. Togliere i rifiuti da lì e portarli a un chilometro di distanza inondando la 106 per moltissimi anni di camion che oltretutto inquinerebbero ulteriormente. Quindi questa è una roba che non si può fare, alla quale noi ci opporremo sistematicamente.